Nella notte del 20 maggio scorso, una grandinata violentissima ha devastato le campagne dell'entroterra del sud delle Marche, dal Piceno all'Anconetano, con particolare violenza tra il Fermano e il Maceratese, in particolare la cerchia dei comuni intorno alla città di Montelparo. Come sanno i nostri contadini, come sa chi è cresciuto nelle campagne e con la cultura del territorio e della campagna, le grandinate sono quanto di più temibile possa avvenire. Non colpiscono omogeneamente tutto il territorio, ma chi viene colpito ha enormi difficoltà a risollevarsi. In questo caso così di durezza, così estremo, questo colpo colpisce un territorio che non solo in questi mesi ha dovuto fare i conti con le ripercussioni economiche dovute all'emergenza sanitaria, ma che già da troppi anni deve fare i conti con le ripercussioni dovuti all'emergenza del sisma del 2016. Ecco, stiamo parlando di danni enormi per le colture della frutta, degli ortaggi, dei cereali, penso in particolare al grano e all'orzo, e per la vite. Sono decine le aziende che sono state colpite e i danni ammontano sicuramente ad oltre 25 milioni, sono ancora in corso di ricognizione. Stiamo parlando di aziende agricole piccole, la gran parte delle quali non ha stipulato un'assicurazione. La Regione Marche ha già inoltrato con il report dei danni la procedura di attivazione per il ristoro, c'è da parte nostra un'interlocuzione e c'è, devo dire, una grande attenzione da parte del Ministero dell'Agricoltura, c'è il rischio che questi danni non permettano i raccolti per il prossimo anno, nel caso ad esempio delle vigne addirittura non permettono la vendemmia per i prossimi 3 anni. Ho voluto portare, Presidente, e concludo, l'attenzione in quest'Aula del Parlamento perché penso che tutti dobbiamo batterci per rafforzare il fondo di solidarietà per le calamità naturali, questa che è stata chiamata filiera della vita, quella dell'agroalimentare, che ha permesso un'importantissima riconversione economica e che è un volano fondamentale per i territori che vivono di turismo, deve vivere. Per questo appello è fondamentale ed è fondamentale che venga raccolto dal nostro Parlamento e dal nostro Governo. Grazie Presidente. Grazie a lei, Senatore Berducci. In quanto anche agricoltore, da parte mia raccolto e condiviso assolutamente. Grazie.